Sedie di legno, un podcast scomodo, scomodo per noi sulle sedie. E loro sul divano stanno esatto. comodi. Abbiamo l'onore oggi di avere con noi Mario Carraretto, Airport Security, e sua figlia Eleonora. Ciao, buongiorno. Grazie. Buon piacere di essere qui. Per noi. Piacere nostro. Tutto bene, grazie. Grazie mille dell'invito. Grazie a voi per aver accettato, come disse cosa, no? Sembra infatti c'è posta per te. C'è podcast per te. Bella questa. Segnata per quelle che non direi mai più, grazie. Grazie, cominciamo. Allora, innanzitutto la prima cosa che vi chiedo, un po' tipo viaggio nel tempo, no? Inizio da Mario. Mario, chi eri prima di diventare Mario Carraretto? Com'eri da bambino? Che combinavi a scuola? Andiamo proprio... Questa è una bella domanda, diciamo, sono sempre stato abbastanza vivace da bambino, così dicono, io non... E già controllavi le merendine ai compagni? Già controllavi le merendine ai compagni. Le figurine? Aprivi i succhi di frutta, che c'è sta là dentro? No, no, non era proprio così, però diciamo che è sempre stato un bambino abbastanza bello vivace, diciamo. Diciamo che ogni tanto tornava a casa con la nota dagli insegnanti, e come al solito a casa dice mo te cedo il resto, perché non era sistema educativo, era diverso rispetto a quello da adesso. Certo. Ma tipo che combinavi? Qualcosa che ti ricordi, un aneddoto? Una cosa particolare, no. Una volta volevo dare fuoco alla scuola, ci sono arrivato con i fiammiferi. Nemmeno tanto. In secondo elementare ho incominciato. Cioè, c'è ripartito da casa, sì, che già volevi assolutamente fare. Ma mica male. Però detto questo, per il resto, insomma, non. Nulla di eccezionale, se non che chiacchieravo, rompevo le scatole. Vabbè, ma quello un po' tutti, insomma. Dai. Però c'avevo anche ottimi risultati. Bene, quello per forza. Eleonora, tu con la scuola, prima dicevamo che oggi tu lavori in una scuola, giusto? Sì, io insegno. E sei insegnante a scuole elementari? Elementari, sì. E quando vedi i tuoi bambini... Cosa pensi? Cioè, ti rivedi te da piccola? Che rapporto avevi con le tue insegnanti, con le tue maestre? Allora, io andavo bene a scuola, però non è che proprio mi piaceva tantissimo studiare. Quindi quando vedo i bambini che mi dicono mamma mia maestra, però non ci dare troppi compiti perché non mi ci va tanto di studiare, io faccio la parte del no, studiare fa bene, però dentro di me dico c'avete ragione. Perché pure a me mi davano certi mattoni. Però no, cerco sempre di invogliare gli studenti a fargli capire che è per loro che devono studiare, quindi alla fine sì. Per il loro futuro. Sì, dai. Mi hai detto insegni italiano? Italiano, arte e inglese. Inglese, beh, Gigi, puoi fare una domanda a Gigi sull'inglese? Lui è bravissimo, ad esempio. Sì. Guarda, sei proprio uno stronzo. How do you feel? Ecco, ho perso il feel. Bene, Gigi, a te la parola allora. Esatto, adesso parliamo un po', entrerei subito nel vivo, no, della puntata con Mario, e chiederti come nacque il progetto Airport Security, come ti contattarono, perché te? Allora, il progetto Airport Security è nato con l'autorizzazione del Ministero dell'Interno. La casa di produzione che poi ha venduto la serie, il format l'ha venduto a National Geographic, che l'ha messo in onda, praticamente aveva già fatto lo stesso format in giro per gli aeroporti internazionali di Sud America o quant'altro. Quindi hanno voluto fare lo stesso tipo di programma incentrato sull'aeroporto più importante d'Italia, che comunque è l'aeroporto di Fiumicino, quindi e vedere che cosa faceva la Polizia di Stato all'interno dell'aeroporto, perché poi comunque l'aeroporto è un posto di frontiera e la competenza è della Polizia di Stato, no, prettamente della Polizia di Stato, perché si parla di controllo documentale, contrasto all'immigrazione clandestina o è tutto quello che ne concerne all'interno. Certo. Controllo documentale, perché la Polizia di Frontiera di cui io facevo parte è una specialità della Polizia di Stato. Quindi è nato quello. Poi all'interno loro hanno ripreso le varie situazioni che riguardavano l'arrivo di cittadini stranieri con documenti falsi o altre situazioni particolari. In più hanno
ripreso la situazione, quello che faceva la polizia giudiziaria, dove, di cui io facevo parte, incentrato sul contrasto al traffico degli stupefacenti. Premesso che come polizia giudiziaria in aeroporto non facciamo solo quello, o almeno non facevo solo quello, visto che adesso sono in pensione, ho lasciato. Però non si faceva solo quello, ma si faceva il contrasto all'immigrazione clandestina, l'antiborseggio, cioè andare a prendere i borseggiatori che venivano a rubare nei bagagli dei passeggeri, certo. O il contrasto nei furti all'interno dei bagagli dei passeggeri fatti dai dipendenti aeroportuali e tutti gli altri reati che erano connessi con l'attività aeroportuale. E anche chi veniva da fuori che denunciava chiaramente altre situazioni particolari, per cui si lavorava anche su questo, per cui reati commessi online, truffe online, o adesso si parla tanto di codice rosso, però si lavorava anche su questo, sulle violenze e tutto quello che ne era connesso, insomma, rapine, di tutto, a 360 gradi. Eleonora, avere a casa un papà in divisa, com'è? Allora, vabbè, io ci sono nata, nel senso che papà è entrato in polizia l'anno in cui io sono nata, quindi per me è stato proprio normale, perché ci sono vissuta e non ho mai sentito la paura che magari poteva starci dietro a una professione del genere, perché stando in aeroporto comunque rischio attentati, soprattutto dopo gli anni 2000 quando sono successi in America e così via. Non abbiamo mai sentito questa paura, oppure anche il fatto che lui dovesse, a volte ci diceva andiamo a fare le perquisizioni, mai ci è venuto in mente, oddio però può rischiare la vita, proprio perché lui quando ne parlava a casa lo faceva risultare come un lavoro come tutti gli altri, proprio anche per magari per filtrava. Tutelare noi figlie, me e mia sorella, quindi è stato così. Noi poi eravamo, mia sorella super fiera, capirai, già era un po' più grande quando lui è entrato in polizia, quindi super fiera. Io anche piano piano durante l'adolescenza, quando i miei compagni, c'ha il papà sbirro, di qua, di là, io un po' li lasciavo perdere, un po' invece prendevo proprio le sue parti e dicevo, oh, meno male c'ho papà sbirro, così sta dalla parte giusta, cioè. Ma sempre stata fiera, dai. Sì. No, perché vi vedo mentre parlate, siete proprio belli, perché vedo che tu te lo guardi ancora dopo tanti anni. No, vabbè, ma perché io so comunque quanto a papà faccia, cioè quanto passione ha messo nel suo lavoro, cioè non è che dice sono entrato in polizia a un posto fisso, no, io sono entrato in polizia perché ci volevo entrare, perché credo nonno ti aveva suggerito prima che... Infatti Mario, bravissimo, questo ti volevo chiedere. La storia è particolare. Però. Perché sei entrato... Allora, la storia nasce così, diciamo che io mi sono diplomato, io sono perito elettronico, ho fatto il tecnico industriale, mi sono diplomato con il mio bel voto 35 due figure più la figuraccia mia 36, quindi... Poi è uscita la matta e abbiamo sbagliato. E quindi questo qua. Dopodiché ho fatto l'anno di militare nei paracadutisti, nella Brigata Folgore. Bello. Mi sono congedato e poi ho provato a utilizzare il mio titolo di studio. Ho fatto vari colloqui, ero quasi riuscito ad entrare all'ex, quella che si chiamava una volta Italcable, che adesso è la Sparkle della TIM, la sezione internazionale del traffico telefonico. Niente, non ci sono riuscito. Nel frattempo ho fatto l'autista di camion per 2 anni, poi ho fatto per 6 anni la guardia giurata, poi è uscito un concorso negli anni 90, ho fatto la domanda, la feci fare anche a mia sorella, quella più piccola, io ho una sorella più piccola, e praticamente il giorno in cui avevamo la prova scritta, io non ci volevo più andare, perché prima ho letto sul giornale, c'è mega concorso in Polizia di Stato, erano 960 posti, si presentano in 100.000, ho detto ma dove vado io? Dice che roba, vai. Ti eri scoraggiato. E invece mia sorella mi ha detto no, io mi sono preso il giorno al lavoro e mo ci andiamo. Insomma, fatto stato, ho fatto i quiz, li ho superati alla grande.
superata la grande e sono rientrato poi vincitore di concorso. Quindi grazie a tua sorella che ti ha convinto. Sì, grazie a lei, che roba. E vincitore di concorso, quindi sono partito 6 mesi a Brescia, dopodiché sono tornato prima al reparto mobile e poi a Fiumicino in aeroporto. E da lì poi sei rimasto a Fiumicino? In aeroporto, prima al controllo passaporti, ho fatto un po' di anni al controllo passaporti, alla linea di frontiera, quelli che mettevano i timbri. Ah, okay. Sembrava che stava apposta, non era proprio così, ma insomma, al controllo passaporti in partenza e in arrivo. Dopodiché, ho fatto un anno nell'ufficio del controllo del falso documentale. Ci occupavamo del falso dei documenti, e il contrasto all'immigrazione clandestina, per cui c'erano tanti clandestini che arrivano con i documenti falsi. E dopo sono passato all'ufficio di polizia giudiziaria, dove lì sono rimasto. Ho lavorato in borghese praticamente tutta la mia carriera, quasi tutta la mia carriera in polizia. Beh già, perché lì non sta in divisa, no, giustamente. No, sta in borghese. Certo. E niente, l'ho fatto, l'ufficio polizia giudiziaria è stato il lavoro più bello che ho fatto, perché ti permette, è la repressione del reato, però ti permette di fare investigazioni, curiosare, fare, cioè l'importante è non fermarsi mai alle prime cose che ti dicono le persone quando denunciano un reato, e arrivano notizie, accertare, essere curiosi è la base principale. Certo. Di essere anche un po' psicologo, secondo me, per queste cose. Sì, a secondo delle persone che hai davanti, poi è chiaro che c'è quello che arriva che è un po' mitomane, quello che amplifica la situazione. Certo, anche saperla gestire, no? Però, diciamo, devi rimanere, io ho sempre detto, quando stai lì devi essere che raccogli la denuncia o quello che ti dice una persona, devi essere asettico, cioè nel senso, io sono da una parte, ti devo ascoltare, dopodiché in base a quello che tu mi dici io devo poi accertare quello che è vero o quello che non è vero. È lavoro e quindi è curiosità quella. Questo poi... ti faccio una domanda diviso in due, sì. Tornando anche al programma Report Security. Ti chiedo due episodi, uno magari il più pericoloso che ti è capitato e l'altro il più, non so, più comico, se c'è qualcosa di comico, più divertente. Allora, diciamo che pericoloso di per sé in aeroporto rispetto a quello che può essere la strada, i colleghi che sono in strada, è relativo. L'aeroporto è una, diciamo, è un'oasi tra parentesi privilegiata, perché poi ecco, il discorso fermi una persona, ma stai già in un ambiente più tranquillo, oltre a noi ci sono tanti altri colleghi, non solo noi della polizia, ma intorno, quando fermavamo la gente, c'era anche la vigilanza della guardia di finanza, ci sono le guardie giurate, c'è una marea di gente che un po' più chiuso, un po' più molto più tranquillo, molto, diciamo, potenzialmente meno pericoloso. Certo. Rispetto a coloro, ai colleghi che per strada fermano delle persone e non sai mai a chi è incontro. Ripetiamo anche il fatto che normalmente il passeggero in arrivo viene controllato dall'altra parte, non per la sostanza stupefacente, ma affinché non porti oggetti o materiali che possano comunque essere pericolosi per le altre persone. Quindi diciamo che in teoria, anche se poi comunque vanno sempre controllati, in teoria non dovrebbero avere oggetti da taglio o armi particolari. E già partiamo, noi in aeroporto si parte da quel lato avvantaggiati, quindi questo è pericolosi. Il problema del pericolo, più che sul contrasto al traffico, è quando c'è la persona. Noi intervenivamo anche su richiesta del comandante di alcuni voli che magari atterrava in emergenza perché c'era la persona che all'interno dell'aereo dava in escandescenza. Spesso e volentieri avevamo problemi con i cittadini russi che si ubriacavano e diventavano violenti all'interno. Certo. E quindi quelle sono situazioni, diciamo, un po' borderline. Non ho mai capito come funziona, scusate, nel senso che... Scusate. Sì? Aspetta, abbiamo una chiamata. Scusate. Sì. Comandante, perfetto. Va bene. Grazie. Comandante, mi ha detto che c'è un russo che si è ubriacato. Incredibile.
Si interviene, si interviene. Andiamo? Si interviene. È quello della favola, c'era una vodka. No, ti chiedevo, fino a che... Grazie. Quando succedono, grazie quando succedono in aereo, a bordo, queste cose, in quel caso il pilota, cioè cosa il pilota in quel momento è l'autorità massima, okay. e decide che cosa fare. Spesso e volentieri arrivavano in aeroporto, atterravano in emergenza a voli che non avrebbero dovuto fare scalo a Fiumicino. Però, certo. Magari era un ad esempio un Dubai-Londra diretto, però stavano sopra il cielo, sopra Fiumicino, comunque la zona era quella, e chiedeva l'atterraggio di emergenza per una situazione di ordine pubblico all'interno del volo, per cui veniva autorizzato, interveniva la polizia, intervenivamo noi con i colleghi, e diciamo si interveniva a secondo della situazione, quindi questo è né più e né meno. Invece, come ti chiedeva Gigi, l'evento più comico, insomma, qualcosa sì, di divertente. Ma evento comico, diciamo divertente. Ricordo la puntata, se non erro, che c'era quella ragazza che ha trovato degli oggetti un po' particolari nella valigia, che era il suo lavoro, diceva. La cubana. Esatto. Io invece ce lo ricordo di quel ragazzo che gli dicesti che se ero così freddi, che se era vero? Se non mi ricordo cos'era. Mostrava tutto, cioè una volta si va alla perquisizione, lo si fa spogliare, uomo lì davanti, mostrava tutto un pacco enorme. quindi poi però è venuta fuori la verità. Però in quel momento dice, ma chi sei? Io se ero così freddo. Ma l'ha dichiarato sto pacco, no? Per dire, insomma. E adesso un'altra domanda. Sì. Abbiamo parlato di chi eri, no? Adesso parliamo di chi sei adesso. Con la pensione magari ti godi un po' di più la famiglia. Ti manca il lavoro? Allora, il lavoro non mi manca, nel senso che, come tutte le cose, questa è stata una parentesi importantissima della mia vita, sicuramente, però dal momento in cui l'ho lasciata è finita. È vero, adesso faccio il nonno. Bello. Collaboro a casa, cioè mia moglie che è ancora è insegnante, ancora lavora, purtroppo per lei. Purtroppo per lei ancora lavora. Poi collaboro con un'agenzia di investigazione e sicurezza, quindi faccio eventi, abbiamo fatto adesso, sono tornato appena adesso dalla Fiera dell'Oro di Vicenza per supervisionare la sicurezza. E poi sono anche facilitatore, perché io non sono né medico né paramedico, però questa è la giusta dicitura, facilitatore, nel senso che sono di primo soccorso, manovre di disostruzione, uso del defibrillatore. Con l'area 618 andiamo a formare le persone. Bellissimo. Quindi, e mi diverto anche lì, perché chiaramente anche quella sarà una scelta fatta in maniera autonoma. È una cosa bella, interessante, ho varie società o gruppi o quant'altro, oppure con le scuole l'abbiamo fatto, e andiamo là e facciamo le varie dimostrazioni su quello che sempre al come si può gente. Fare sì, come si può Bene. Fare per cercare di salvare una vita in caso di o attacco arresto cardiaco o in caso di soffocamento, soprattutto per i bambini. Queste cose vanno fatte nelle scuole, secondo me è molto importante, come dicevamo prima con Leonora col teatro, cioè sono quelle cose che i bambini all'inizio magari le prendono come se fosse tutto una favola, tutto fantasioso, ma in realtà sono cose importanti, molto sì. molto importanti. E due bambini come le prendono questi incontri particolari, insomma, che si fanno nelle scuole? I miei bambini sono sempre super curiosi, su questo è sono proprio belli, perché loro fanno tantissime domande, hanno una curiosità e fanno domande che magari tu neanche ti aspetti su... Cioè, l'anno scorso avevamo affrontato tutta una lezione sul muro che divide il Messico dagli Stati Uniti in una quarta elementare, insomma, quindi argomenti importanti. E loro ne erano a conoscenza e ci facevano tantissime domande. Io mi guardo con la mia insegnante di sostegno, come dire, mo che diciamo, però sostienimi.
quello che abbiamo imparato è a dire la verità. Mario, dice tua figlia, la verità è sempre importante. Tu gli hai sempre detto la verità a lei? Un'altra domanda? Un'altra domanda te la voglio fare io. Lide, secondo te negli anni quanto è cambiato il profilo dei criminali, cioè o quanto si sono ingegnati anche per far passare cose, stupefacenti, tutto quello che ne concerne, e che consiglio daresti a chi lavora nelle dogane, nell'aeroporto di oggi? Allora, a meno che dici che consiglio daresti a chi vuole spacciare. Come possiamo allora, fare noi? Prima di tutto. Per passare inosservati. Allora, chiaramente le organizzazioni criminali non ogni giorno pensano a qualche cosa di diverso per far entrare la sostanza stupefacente. Diciamo che l'aeroporto, per quanto sia importante come traffico di sostanza, passano sempre carichi che sono relativamente alti rispetto a quello che può essere il trasporto via nave. Se consideriamo che le grosse organizzazioni criminali ultimamente si sono forniti anche di sottomarini per trasportare le sostanze, sono stati intercettati in collaborazione, chiaramente, ma lì è stata una grossa operazione. C'è un gruppo di interforze di polizie europee che lavora con base in Portogallo, dove vanno a monitorare tutti i viaggi dei vari cargo o navi che vengono dal Sud America, sospetti o meno. Poi chiaramente hanno i loro informatori, hanno gli infiltrati, perché diciamo l'antidroga si fa anche con gli agenti sotto copertura, e quindi tutte le notizie. Hanno intercettato un sottomarino che avrebbe potuto portare veramente un carico ingente dal Sud America verso l'Europa, quindi era fatto in una certa maniera ed era avrebbe potuto attraversare l'Oceano Atlantico. Quindi queste organizzazioni criminali investono anche in queste strutture, e certo, non vanno così molto alla leggera, non sono superficiali. Più vanno avanti e più si evolvono, e poi sta a noi cercare di trovare come portano all'interno la sostanza stupefacente. Devo ammettere, anni fa, la prima volta che mi imbattei nello sciabò, che è la sostanza filippina, durante il controllo mi passò sotto il naso, perché stava all'interno di pacchetti di caramelle. Non avevo mai visto e non conoscevo lo sciabò, sapevo che portava lo sciabò, poi erano cristalli, sembrano molto cristalli di sale, sono più morbidi. Come ci siamo poi, chiaramente io e il mio gruppo, il mio team, ci siamo resi conto che si trovavano all'interno, ormai questo era passato, sapevamo dove andava, siamo andati a Roma, l'abbiamo trovato dentro casa, abbiamo fatto il controllo e l'abbiamo arrestato lì. Certo. Però si ingegnano in tutto quello che possono fare, insomma, come abbiamo detto, i vestiti intrisi o tappeti, o piuttosto che alla zona cargo dell'aeroporto, in grossi macchinari dove all'interno sono vuoti e dentro ci sono le sostanze stupefacenti. Oppure è capitato al sottoscritto di fermare una donna che portava anni fa una saldatrice. Dice: ma che ci fai con la saldatrice, insomma, che roba. E poi vai a vedere, l'occhio ti dice: no, ma qui c'è una vite, perché c'è sta un rivetto. Certo. Allora l'apri e vedi all'interno. Poi chiaramente, ecco, in questo caso mi è servita la scuola, vedi? Perché chiaramente la saldatrice ha un grosso avvolgimento, è un trasformatore che trasforma l'energia da tensione a corrente, quindi tutto quello che c'è un grosso avvolgimento, e dove c'era l'avvolgimento c'erano 3-4 fili messi a camuffare. Ho detto, no, aperto all'interno, all'interno c'erano 1,5 kg di cocaina. Eleonora, una domanda a te.
Ti è mai capitato di vederlo in servizio in aeroporto? Cioè, nel caso magari dovevi fare un viaggio, lo incontravi? E quando tornavo dall'università, da Roma, arrivavo col treno in aeroporto. Dopo poco avrebbe finito il turno, quindi mi diceva vieni, vieni in ufficio da me. Quindi ogni tanto capitava che vedevo che metteva nel raccoglieva denunce. Che effetto ti faceva? Ogni tanto dicevo, papà, ma poraccio, ma che ha fatto questo? E papà, cuore, ma che... Un chilo e mezzo che fa che sia, papà, e papà, e io, ma che dici? Ma non lo sai questo che può aver fatto? E così. Oppure ogni tanto diciamo che ho sfruttato papà per i calciatori. Mamma, sei girato in un secondo. Questa è una buona cosa, Per i calciatori, vedi? Per vedere i calciatori. Dicevo, papà, ti prego, oggi parte Neymar. Con Neymar è stato mitico proprio, mi ha detto io ti mollo dentro ma non mi fa far figuracce. Io mi immagino lui che ha messo Neymar in cella. Questo viene dal Brasile. Dobbiamo controllare delle cose. Che no? C'è no, quel no, no, mi portava dentro, mi diceva però non mi fa far figuracce, ti prego. Io, oddio, con Neymar è stato il top proprio. Mi chiedeva per vedere i calciatori, pur sapendo che io ero contrario a queste cose. Contrario, cioè... Ai favoritismi. No, no, non è questione di favoritismi, è proprio questione che mi dà fastidio. No, certo. È una cosa che io non ho mai... Cioè, eppure di personaggi ne ho incontrati tantissimi. Io l'unica foto che ho con un personaggio è con Dustin Hoffman. L'ho vista qualche giorno fa. Perché bella. È una persona... Vabbè, facevo l'assistenza perché mi avevano chiesto di assisterlo da quando arrivava fino all'uscita, però è una persona, sono rimasto una persona non alla mano di più, quindi simpaticissimo, cordiale con tutti, cioè durante il tragitto chiunque lo fermava non ha mai sbuffato, è tutto disponibilissimo con tutti, è un grande. E a proposito di cinema, allora vi chiedo, ma a casa vedete film polizieschi, thriller, cioè vi piace come genere? Dipende, anche perché le varie, ormai purtroppo con l'occhio che ho e quello che ho fatto, le varie fiction, sofficion, quindi capisci che è... Cioè di reale c'è ben poco. Certo. E un'altra quindi... domanda, abbiamo detto chi eri, chi sei, ti voglio chiedere chi sarai, come nonno, con la pensione, con i figli? Beh, spero di essere quello che sono stato fino adesso. Né più e nemmeno. Bravo, persona presente quando tutte le volte che è servito, anche grazie a mia moglie, comunque, perché comunque il percorso si fa in due, certo. In una famiglia, quindi tutte le volte io non ci sono stato perché per lavoro sono stato assente spesso e volentieri, è lei quella che si è sobbarcata tutto il resto. Spero di continuare a essere quello che sono, né più né meno. E beh, cercare per esempio il sorriso e la voglia, bravo, e la voglia di scherzare sempre, bene. Anche di sdrammatizzare le varie situazioni che si vengano a creare. Allora Gigi, visto che adesso Mario giustamente dice che è in pensione, però io vorrei capire se ancora ce l'ha un po' quel fiuto, quello spirito. Sì. Ci vuoi fare una prova? Sì, arrivo. Tu lo sai, Gigi è appena tornato da un viaggio molto particolare. Da Tokyo? Sì. E che porta? Qui c'è un po' di cose, varie cose. Facciamo un controllo? Sì, grazie. Apro io? Apra. Le cose essenziali. Questa? Carta igienica. Da Tokyo? Sì. Da dove l'ha presa? Perché io ho mangiato un po' male, dico me la porto. Ma che l'ha presa dentro l'albergo? L'ho presa in aereo. L'ha rubata? No. Il biglietto. Questa la mettiamo qua. Questo? Questa è l'asciugamano dell'hotel. Un ricordo. Ah, un souvenir si è portato. Un souvenir già. E se lo fa? Credo. Sempre. In Giappone. E su due cose. Si truccava lì? No, c'è una geisha che mi ha lasciato. Una geisha? Solo cosa è cotone. Siamo sicuri? Ritorno.
una geisha. Ma perché stanno tutte qua queste cose? Giordo, ma quante geisha? No, era una che si truccava tanto, dice ti lascio questo in ricordo di quando mi struccavo. Tre pacchi diversi. Vediamo. E qui che c'è? Effetti personali, cose varie. Aiuto? Apriamo. Poche cose, giusto. Ecco. Asso. Vabbè. Questa era una geisciona. Il deodorante preso. Spazzolino di bambù. Motel. Mi siedo un attimo, posso? No. In piedi. Questo è autorizzato a mettere di loro, non ho autorizzato nessuno. No, che sono un po' stanco. 18 ore. Perché mi trema? No, è un po' di. Vabbè. Emozionato. Spazzolino del bambù. Un oggetto così. Questo chiudo tanto. Ma che ci facevi che gli esce? E niente. Venivano loro. Massaggi, queste cose. Non c'è più niente. Non c'è più niente. Sì. Facciamo un arco adesso? No. Posso andare? Posso venire. Vabbè, rimetta dentro. Grazie. Io da piccolo ho rubato tre caramelle, no, ce te ne va a dire. Tre caramelle. È venuta un'ansia terribile a me, io lo ammetto, ma è stato un errore di gioventù, perdonami. Allora, hai capito, G? Complimenti. No, perché poi c'ha quel senso di mantenere il controllo. Quello sguardo non te molla. Mantiene un attimo, il controllo, ma te incute. Te incute comunque. È un incutine proprio, possiamo dire. No, che anche se uno magari non c'ha niente, ti fa venire quel pensiero, oddio, ma non è che... C'ho qualcosa. Esatto. Che poi sono capito di chiunque, cioè, sia giovani, adulti, anziani. Assolutamente sì. In aeroporto è capitato di tutto, a prescindere da questo. E capitava anche, proprio per dire il lavoro dell'aeroporto, l'intervento a bordo dell'aereo per il morto a bordo. Ah. C'era durante il volo quello che era l'arresto cardiaco. Sì. Quello che però ricordo sempre che mi ha toccato è il neonato di 6 mesi, Viaggio della Speranza, che non ce l'ha fatta. Quindi quello è... Da dove era partito l'aereo? Era partito da Palermo e doveva andare a Milano. Ha fatto l'atterraggio d'emergenza. Per delle cure? Doveva fare un intervento. E non ce l'ha fatta. E quello rimane ancora qua. Quanto tempo è passato da questo evento? Penso almeno un 18 anni. Se ancora te lo ricordi, vuol dire che ti ha proprio toccato delle corde. Beh, il tuo lavoro, Mario, è proprio davvero, è come un film, cioè succedono delle cose talmente assurde, vere, è proprio una montagna russa. C'è anche succedono anche adesso per ritornare cose simpatiche, certo, che ti rimangono poi dentro come con simpatia, nel senso che è successo, c'è l'ufficio di polizia giudiziaria, c'è uno che per reprimere il reato, no, aiuta anche i cittadini quando è il momento, nel senso che è successo con l'immigrato italiano, quello che era partito tantissimi anni fa per l'Australia, era tornato per tornare al suo paese in Sicilia, è arrivato in aeroporto a Fiumicino, è venuto in ufficio tutto disperato perché aveva perso il passaporto e sarebbe rimasto bloccato lì perché il volo diretto per l'Australia non c'era, quindi dovendo passare per Doha l'avrebbero respinto. Quindi che ricordo ancora con molto piacere questo episodio, me lo sono preso con mano, gli ho detto che il passaporto mi sono prima fatto raccontare la storia, avendo capito che l'aveva perso nel tragitto da quando è arrivato fino all'ufficio, insieme al bagaglio, perché aveva pure il bagaglio,
preso per mano e gli ho detto vabbè, adesso andiamo, ricominciamo, rifacciamo tutto il percorso a ritroso, e dopo un po' abbiamo ritrovato sia il passaporto che il bagaglio. Ogni tanto mi scrive ancora dall'Australia, ci sentiamo, sono cose che rimangono, insomma. Beh, bel ricordo. Sì, sì, assolutamente. È per dire che insomma non siamo soltanto coloro che, no, certo, che reprimono, ma per quanto è possibile aiutano pure i cittadini. Come è stato gestire la popolarità dovuta da Airport Security? Magari inizialmente sia da parte tua, poi tua, sì, ovviamente della famiglia. Tipo la, no? Gente fa video su TikTok, sono la figlia di Mario, cioè ho visto la cosa. No, sì, per dire. Nel senso, ho visto un altro che dice sono Mario, il papà di Eleonora. Bellissimo. Sono il padre. Com'è stato inizialmente, no? Ma diciamo, io non ho cercato nulla, ho cercato sempre di rimanere con i piedi per terra. Anche lei ogni tanto dice no, ma ci proviamo, facciamo questo. Stai calma, tranquilla. Ti capita che ti hanno fermato? No, quello capita in continuazione. Arrestami, arrestami. Quello capita in continuazione. Posso dire una cosa che è successo poco tempo fa? Devi. Con mia moglie andiamo a teatro Sala Umberto. Vicino c'è un ristorante. Il cameriere, quando mi vede arrivare per andare a teatro, arriva in ferma, dice ma tu sei quello di Airport? Sì, sì, sì. Ah, dai, prendi qualcosa. Noi gli ho detto guarda, stiamo andando a teatro, va bene, allora ti aspetto dopo quando esci. Usciamo, finisce il teatro, usciamo, ho detto spero che non ci sia, così me ne vado, invece non faccio tempo a fare. Eccoti, vieni qua, che roba vai. Ma ha chiamato, no, ha chiamato tutto staff, tutti i loro, i colleghi del ristorante, ha cominciato a fare selfie, dicevano ma lui è quello dell'Airport Security. In più c'erano due ragazze ferme da una parte, due straniere che guardavano, che facevano le foto, dice ma chi sarà, chi non sarà. E questo si rivolge alle straniere in inglese, adesso ve lo dico in italiano, dice c'è lui, voi non sapete chi è, lui è il DiCaprio italiano. E mia moglie in quel momento è andata per terra perché non ce la faceva più. Ma il ristorante ti ha invitato perché sei da Airport Security, se eri di Operazione Nassen ti chiamavano, no? Per dire, secondo me, perché mi sa che ti invitavano. Cioè, beh, sai, bello però, è una bella soddisfazione. Oh, non sai se ridere, se... che cosa fare, insomma. Ma quante stagioni avete registrato? No, allora, di stagione ne è andata una sola. Sì. Abbiamo registrato, ho cominciato a registrare ad ottobre 2019, e io ho finito maggio 2021, perché poi dal 1 luglio 2021 sono andato in pensione. Posso dire una cosa? Sì. A me, rispetto agli stranieri, il nostro è più simpatico. Sì, è vero, anche il modo di parlare, d'approccio con le persone. Io vedevo quello Australia, Spagna, che sono molto... Sono freddi. Bravo. Sono freddi. Sono un po' più rigidi, è vero. Vabbè, ma sarà forse la parlata romana, però... Cioè, coinvolgeva tantissimo ogni episodio, cioè, diciamo, Dio, chissà che succede, ti teneva incollato, era un po' quello lì. E poi era vero, come Mario adesso. Senti, ma vogliamo dare un regalino? Un momento, sì, ci abbiamo, dici? Un pensiero, sì. E l'accendiamo. Adesso devi fare un ringraziamento a tutte le persone che sono qui ospiti alla tua festa e dire quello che vuoi, parenti, amici. Allora... Grazie del pensiero, grazie dell'invito, sono felice di essere qui, e davvero non credevo, ma è bellissima esperienza. Grazie. Grazie a voi e grazie di tutto. Grazie a te Mario, grazie anche a loro, soffiate insieme ovviamente. Applausi. E c'è anche un presente. C'è un piccolo dono. Grazie. Apriamo, andiamo a vedere. No, apri direttamente. Eccolo lì. Ah, questa me la fumo dopo? No. Finiamo così, sarebbe bellissimo. È un presente. Non so neanche io che c'è. Nemmeno io. No, io sì. Una palla d'argento. E che è una palla d'argento? Immagini. Beh, regalo. No, per dire. Se la fumavo dopo. Non so neanche io perché... La regia ci ha dato questo dono. Ah, prego, allora offro, eccoci. Mandorle. Sono mandorle. Ah, beh. Sono mandorle, siamo sicuri? Mi fido, dai. Prova.
Io faccio provare prima gli altri. Buoni, croccanti. Va bene, la mandorlina, su, dai. E secondo me, con la bocca piena di mandorle, ringraziamo Mario ed Eleonora. Grazie. Grazie a voi. Spero siate stati grazie bene. di essere stati chiamati qui. Ma di che? Sono stati benissimo. Io sono stato benissimo. Grazie a voi di aver partecipato. Sì, grazie mille. Grazie pure di mandorle. Siamo ancora Lorenzo, Valerio, parte tecnica. Grazie Gigi. Grazie Valerio, grazie Lorenzo. E noi se mandiamo le mandorle nel frattempo. Senti di legno, un podcast. Allora niente. No, niente, che c'è frega. Scomodo ma buono perché le mandorle. Ma non so. Ma da prete questa? Supermercato. Figuracci. No, anzi, non 5 euro un chilo di mandorle.